Siamo qui a conclusione del viaggio ideale che inizia sempre da Partanna, che è un viaggio ideale che segue le tracce di Rita Atria, e come ogni anno anche quest'anno inizia da Partanna davanti alla tomba di Rita Atria, e oggi ci ritroviamo qui, che è stato il luogo che per ultimo ha visto in vita appunto Rita. Noi siamo un'associazione un po' particolare, siamo un'associazione antimafia, proprio perché non ci occupiamo specificatamente di mafia, ma di tutta una serie di comportamenti, azioni e ingiustizie che noi riteniamo di dover seguire, e di tutte quelle voci che vengono generalmente inascoltate, come quella di Rita Atria, che è stata praticamente lasciata sola. Perché in fondo l'isolamento è l'ultima mano che uccide, e in molti casi questo isolamento viene indotto, e la cosa grave è quando questo isolamento non proviene da una mano criminale, da cui uno, come dire, è la mano che ci si potrebbe aspettare, bensì in parte da delle deficienze dello Stato, quando sono semplici deficienze, sempre. E se non c'è pure dell'altro. Quest'anno, come tutti gli anni, siamo qui a fare un resoconto del nostro anno passato, dell'anno trascorso, e quest'anno e ogni volta veniamo qui per chiederci se arrivati anche quest'anno abbiamo fatto concretamente quello che potevamo fare. Noi non siamo un'associazione di facciata, non siamo un'associazione di facili commemorazioni, di belle parole, di piangiamo sulle tombe, quanto è bravo questo e quanto è stato bravo quello, i nostri eroi. Noi cerchiamo sempre di portare concretamente il nostro contributo, lo facciamo con degli esposti in tribunale, lo facciamo accompagnando persone che non sono mai state ascoltate, lo facciamo facendo domande sia politiche che nelle sedi giudiziarie. Oggi siamo qui, non ne parlerò io, farò una breve sintesi, ma poi passerò la palla, perché abbiamo, oltre ai messaggi che sono pervenuti da tutti i nostri amici, dai nostri soci, che non sono tutti qui, perché noi non siamo un'associazione con molto denaro e viaggiamo sulle nostre tasche e su un piccolissimo contributo che ci viene dal 5 per 1000. E perciò idealmente con noi c'è tutta la nostra associazione, che seppur non grande è fatta da persone che sentono fortemente questo sentimento di legalità, e perciò ci sono anche i messaggi dei nostri amici, delle persone vicine all'associazione, che sono state vicine con messaggi scritti o registrati, via dicendo. Ma oggi portiamo sul piatto due grosse azioni, mettiamola così. Per una dobbiamo certamente ringraziare, oltre al nostro sforzo, il municipio settimo di Roma, c'è con noi l'assessore Giannone, che insieme con il nostro presidio romano e consigliere, scusi, abbia pazienza, salve assessore, buongiorno, e c'è pure l'assessore, allora facciamo che non ho sbagliato del tutto. Stavo dicendo, perché 3 anni fa è iniziata per noi un'altra delle nostre battaglie, è una battaglia ideale questa, non è concreta, perché noi abbiamo chiesto il conferimento della cittadinanza romana a Rita Atria. La è una strada che inizia 3 anni fa, che è stata abbastanza, non dico combattuta, non è una delle nostre battaglie più difficili, però quest'anno siamo arrivati a una grande soddisfazione, perché il consiglio del municipale, del settimo municipio, ci ha approvato all'unanimità la mozione per il conferimento. Ora, quello che noi ci aspettiamo con molta speranza, perché noi non abbiamo in questo caso, non possiamo solo sperare che
questa strada si compia, che questo progetto si compia, e aspettiamo che ci sia l'atto finale da parte dell'autorità che ha l'autorità per farlo, scusate il bisticcio di parole, che è la sindaca, l'attuale sindaca di Roma, la sindaca Raggi. L'altra cosa che portiamo stasera, l'altra è una cosa anche per noi molto importante. Insieme alla rivista Le Siciliane di Graziella Proto abbiamo chiesto il fascicolo che riguarda le ultime ore dell'indagine sulla morte di Rita Atria, perché inizialmente si voleva scrivere un libro che fosse che non fosse il solito racconto un po' romanzato sulla morte di Rita Atria, ma che, come sempre siamo abituati, si basasse su verità storiche e realistiche. E dall'analisi di questo fascicolo noi ci siamo accorti che ci sono molte incongruenze, forse mancanze, ma non ci spingiamo oltre, perché grazie alla rivista Le Siciliane Casablanca, che ci ha affidato il fascicolo, a sua volta ci ha dato il fascicolo che era riuscita ad avere dalla Procura di Roma, noi ora il fascicolo l'abbiamo consegnato al nostro avvocato Goffredo D'Antona, che noi ringraziamo sempre pubblicamente, come tutti i nostri avvocati che ci seguono gratuitamente per il solo piacere, per la sola spinta che hanno verso la legalità, e sarà lui a verificare se ci sono se ci sia qualcosa che non va, e se ci siano delle questioni penali da poter seguire. Ma questo non facciamo accuse preventive, noi ora aspetteremo che il fascicolo venga studiato dai nostri legali e poi parleremo. Stasera di questo ne parleranno più approfonditamente Simona Secci, tra i responsabili del presidio romano, e l'assessore Giannone, del consigliere Giannone, abbia pazienza, ormai vado un po' a canestagno, del consigliere Giannone, meno male che mi aiuti, e della questione del fascicolo ne parlerà Rita Atria. Sì. Ce la posso fare, sono sveglia da presto, io vengo da Bologna, non è un viaggio lunghissimo, ma ho dovuto farlo da molto presto stamattina, abbiate pazienza. Allora, ne parlerà Rita di nuovo. Non è un lapsus sbagliatissimo, comunque, perché dovete sapere che Nadia Furnari ha seguito molto questa storia dall'inizio, partendo anche, lo posso dire, dal sostenere Pieraiello, che era la cognata di Rita Atria, l'ha seguita, poi le nostre strade si sono divise, per questo dico che è un lapsus freudiano nemmeno tanto sbagliato, perché Nadia è una grande combattente e molto rigorosa, e sulla legalità ne ha fatto veramente il suo scopo di vita, per questo ci sta anche, prego. E dopo noi siamo accompagnati da pochi, questo lo devo dire, ma non per fare del vittimismo, non facciamo vittimismo, non abbiamo mai fatto, però ci rendiamo conto che quando c'è da affrontare battaglie che mettono a rischio non solo le nostre gambe, ma anche querele o battaglie concrete su argomenti, come ad esempio con noi c'è Barbara Dettori, la figlia del maresciallo Mario Alberto Dettori, che era il radarista. Giovannone, stiamo parlando della strage di Ustica, che fino, come dire, finché non ci siamo conosciuti era un'altra delle voci inascoltate. Noi ci abbiamo provato, ci proviamo sempre. Barbara, lo sai,
e ci proviamo sempre anche quando sappiamo che le cose non, sicuramente non avranno successo, perché crediamo che sia giusto che chi non ha avuto voce finora, chi è stato escluso, abbandonato, isolato, assolutamente isolato, almeno per una volta possa avere la possibilità di parlare e di dire quello che gli è successo, perlomeno tutto il dolore che ha attraversato e tutti gli ostacoli che ha dovuto affrontare nonostante si trovasse dalla parte dei giusti. E le due associazioni che ci seguono, da sempre, sono l'associazione, questo bisogna dirlo, noi siamo pressoché isolati, ma ciò non ci sconforta, anzi per certi versi crediamo che sia per alcuni versi un merito, ma le due associazioni, uno è il giornale che citavo prima, la testata Le Siciliane Casablanca, della giornalista Graziella Proto, che è una giornalista antimafia che ha sempre rischiato, pagato sulla sua pelle, che è stata la giornalista che ha preso il testimone del giornale di Pippo Fava, i siciliani appunto, e ne ha pagato anche qualche prezzo. È l'associazione culturale Immaginarte con Stefania Mulè, che vedete lì che prova i microfoni, che ha fatto uno spettacolo per Rita e per Stefania Noce, che è la prima donna che ha visto nel processo scrivere, nel cui processo si è visto scritto femminicidio, e che sta facendo conoscere insieme a noi gratuitamente, questo dobbiamo dire come al solito, la storia di Rita Atria attraverso l'arte, la musica e il teatro, con una sensibilità che io dico solo lei poteva avere. Quello che volevo dire in ultimo è leggere uno dei messaggi che mi è arrivato, che è il messaggio di un professore di una scuola di Sassuolo, scusate, abbiate pazienza. Ah no, no, vabbè, posso, metto gli occhiali perché penso di avere una certa... L'età è privata. Perché? Perché vi leggo questo messaggio? Perché è significativo che questa morte non sia stata una morte vana, perché questa morte ha piantato dei semi che stanno crescendo. Noi teniamo molto ad andare nelle scuole, perché è lì che poi si pianta il vero seme. In questa scuola di Sassuolo, ha dei professori in gamba, molto dediti alla legalità, che hanno preso a simbolo Rita Atria e che stanno portando avanti questo messaggio. Abbiamo persino fatto uno spettacolo da loro, che è stato organizzato in un teatro, e loro hanno fatto in modo che si era lo spettacolo di Stefania Mulè, e loro hanno fatto in modo che questo spettacolo fosse fatto di sera per poter portare anche i loro genitori. Sembra una cosa semplice e banale, invece a volte il percorso è contrario, cioè non è l'adulto che passa al figlio, alla generazione successiva, ma è la generazione ultima che fa risalire il messaggio. Ora vi leggo questo e smetto qui, anche perché ci sono altri interventi e non vi tedio ulteriormente. Il professore Frattura mi ha scritto che voleva esserci, ma poi non ce l'ha proprio fatta. Lui dice: da oltre 10 anni nelle mie classi e nel liceo Formigini di Sassuolo promuoviamo la conoscenza della storia e dei pensieri di Rita Atria come esempio di cittadino attivo, consapevole, che ad un certo punto della propria esistenza trova il coraggio di adempiere ai suoi doveri di cittadino, di testimoniare, o meglio di non tacere, di raccontare quello che conosce, di fare una scelta che sa di verità, di fare qualcosa per un mondo migliore. Avevamo scelto Rita perché era una donna, una ragazza giovane dell'età delle mie studentesse, che nelle varie classi rappresentavano almeno l'80%.
Negli anni abbiamo deciso di adottare come simbolo della nostra scuola nelle manifestazioni delle giornate della memoria e dell'impegno. Dario e Maurizio, un professore e un alunno, nel tempo hanno disegnato il volto di Rita che è impresso sulle magliette del liceo che ci identificano quando partecipiamo alle manifestazioni per la legalità. Siamo andati più volte a Partanna portando sulla tomba di Rita ogni volta 90-100 studenti. In quel luogo, in quel silenzio assorto, ho capito che i ragazzi di oggi sono capaci di comprendere. Avevano imparato qualcosa restituendo a noi adulti fiducia e speranza per il futuro. Torneremo in Sicilia il 16 e il 17 settembre prossimo. Andremo a Partanna ad omaggiare Rita. Porteremo delle nuove magliette col suo volto e i suoi insegnamenti, convinti che lei possa insegnarci tanto per crescere con valori e principi che aiutano a diventare buoni cittadini. Io credo che ci sia poco da dire. Ora invito Simona Secci e il consigliere Giannone e l'assessore, anche se si vuole avvicinare. Rita è stata per noi, diciamo, un punto di riferimento qui a Roma, ed è qui a Roma che è nato 3 anni fa, proprio un 26 luglio, è nata l'idea dell'appello per la cittadinanza onoraria. E, prendo spunto dalle parole del professore che ha letto adesso Santina, perché in effetti Rita non aveva scelto di nascere in una famiglia mafiosa, si era ritrovata a dover assorbire quella non cultura e quindi di vivere all'interno delle regole violente della mafia. Lei le ha viste, le ha subite sulla sua pelle, e lei ha visto e ha conosciuto tutto, conosceva i meccanismi mafiosi e l'ha visti fino nel profondo. Tanto da arrivare poi, quando sceglierà, dopo che avranno ucciso il padre, dopo che avranno ucciso il fratello, dopo che la cognata avrà deciso lei stessa di testimoniare, di andare e trova il giudice Paolo Borsellino, e lì non racconta le dinamiche mafiose, ovvero come si possono intendere interne solo alle famiglie. Lei conosce tutto quello che avviene nel territorio e racconta anche dei politici collusi, e la sua testimonianza viene ritenuta credibile, viene ritenuta fondata. Ci sono anche molti riscontri, parliamo del 91, quindi nel 92, quando si compie la strategia, appunto, delle stragi che vedono quindi morire Falcone e Borsellino, lei ha una consapevolezza forte, lei ha fatto una scelta, ma purtroppo a soli 17 anni comprende forse, non dico per prima, ma probabilmente molto prima di noi, che, e lo scrive nel diario, lei ha paura che lo Stato mafioso possa vincere. Quindi sa bene che il problema della mafia è un problema di potere, un problema di gestione di potere, è un problema, come viene detto, anche di borghesia mafiosa. E questo per una ragazza di 17 anni è tanto. Ma lei è, diciamo, ci ha insegnato quanto sia importante voler scegliere cose belle. Lei lo scriveva nel diario: fuori dalla mafia ci sono cose belle, pulite. Quindi lei sognava una vita al di fuori di questi meccanismi. Per quello noi siamo anche molto rigorosi nell'associazione, perché alla storia di Rita non ci si avvicina con superficialità, non ci si avvicina con così solo perché bisogna ricordare in una maniera molto leggera. No, la storia di Rita parla della storia del nostro paese e della Repubblica, di una Repubblica che ancora non ha verità e giustizia sulle stragi, non solo del 92 e del 93, quindi Rita non ha ancora giustizia, poi ne parlerà Nadia bene anche di queste contraddizioni nel fascicolo, perché Rita meritava attenzione.
non meritava di essere lasciata sola. Quindi, ritornando alla questione della cittadinanza, Rita è un esempio forte per i più giovani ed ha bisogno di sostegno, nel senso che la sua testimonianza non può rimanere un vago discorso, deve diventare un passo che ognuno, ogni giovane, ogni persona fa insieme in maniera, come ho detto, rigorosa e coerente. Quindi noi siamo contenti che finalmente le istituzioni abbiano dato un bel messaggio, un bel segno sul territorio, un bel messaggio per i giovani, e ci auguriamo che presto appunto anche il Comune possa dare il segno definitivo e che quindi Rita possa giustamente essere cittadina di Roma. Quindi passo la parola al consigliere Giannone. Grazie, sì. Se l'assenza dello Stato può essere stata causa di abbandono, di morte, noi come istituzione locale ci siamo. Abbiamo voluto anche formalizzare e portare la discussione all'interno dell'istituzione, quindi in una commissione consigliare del municipio, la storia di Rita. L'abbiamo affrontata, ne abbiamo discusso e abbiamo approntato questi due atti. Il primo è un atto, una mozione di indirizzo per la giunta municipale per valorizzare questo luogo e soprattutto per dargli una toponomastica ufficiale. Oggi questa è Viale Amelia e noi vorremmo che diventasse appunto giardini dedicati a Rita Atria in modo ufficiale, primo, dando anche una maggiore valorizzazione al contesto dove si trova, e insieme alle scuole anche, come diceva Simone appunto, fare dei percorsi mirati. Quest'anno avevamo già pensato di fare qualcosa prima della chiusura della scuola. Diciamo, il coronavirus ci ha raggiunti inaspettati e non abbiamo potuto dar seguito, ma sicuramente sono progetti che sono previsti poi per il prossimo anno. E poi l'intitolazione, abbiamo ritenuto giusto raccogliere le richieste dell'associazione, perché conferire una cittadinanza significa affermare un valore forte. E quindi secondo noi la cittadinanza di Rita Atria è un segnale importante per tutti i cittadini romani, giovani e non naturalmente, che ci siamo sentiti di affermare in modo anche molto, molto forte, con un atto, anche questo con un atto di consiglio, votato quindi da una rappresentanza della cittadinanza, e devo dire che entrambi gli atti sono stati appoggiati da tutti gli schieramenti politici, per cui mi fa molto piacere che anche tutti i colleghi insomma abbiano riconosciuto il valore di queste due iniziative. E quindi con l'occasione porto il saluto dei miei colleghi, quindi dei commissari della Commissione Cultura che presiedo e di tutto il Consiglio. E con l'augurio che si possa riuscire a chiudere poi definitivamente questo percorso nel più breve tempo possibile. Ringrazio l'associazione perché fa un lavoro straordinario, che è importante, e insieme alle istituzioni bisogna andare avanti insieme per affermare giustizia e legalità senza mezzi termini. Grazie. Buonasera, io mi chiamo Elena Pisanti e sono assessora alla cultura, alla scuola, alle politiche giovanili, ed è con piacere che vi porto qui il saluto del nostro municipio, della nostra Presidente, ed è veramente con un rinnovato piacere che partecipo a questo momento di questa giornata che abbiamo inaugurato questa mattina e che in questa sede trova un'occasione forte, perché quando 2 anni fa, prima
la presidente dell'associazione diceva, abbiamo avviato questo percorso, fu appunto con uno scambio che avemmo a proposito della realizzazione di questo momento e dell'idea del conferimento della cittadinanza a vita. E il percorso si era, diciamo, avviato con l'amministrazione comunale, ma c'è stato un po' di difficoltà, insomma, in itinere, e quindi abbiamo dato un nuovo incentivo mediante il coinvolgimento diretto del Consiglio Municipale. Del resto questo è per l'appunto il municipio della città, la zona della città in cui Rita ha compiuto l'ultimo passaggio della sua esistenza e in cui si è compiuto l'atto finale della sua esistenza terrena. Io uso, diciamo, volutamente un'espressione impersonale, perché già è stato in qualche modo accennato che ci sono tanti lati oscuri rispetto a questo epilogo dell'esistenza terrena di Rita, e quindi, insomma, sarà con curiosità ma anche con una certa ansia che attendo l'ultimo intervento in cui qualcosa ci verrà forse chiarito o quantomeno accennato. E per me è molto importante il lavoro con le scuole, con le giovani e giovanissime generazioni, sia perché è molto facile identificarsi per una ragazza o un ragazzo in una persona come Rita, che così giovane rappresenta però un esempio di cittadinanza attiva che dà veramente una spinta fortissima. Sfortunato quel paese che ha bisogno di eroi, no? Però purtroppo ognuno di noi quotidianamente deve svolgere la sua testimonianza attiva e talvolta, suo malgrado, è costretto a diventare eroe o eroina. È fondamentale che però ognuno di noi ce la metta tutta sempre e comunque, riconoscendosi in quegli esempi che meglio di altri riescano poi ad essere vicini al nostro immaginario. Per questo con le nostre scuole io vi ho portato qui il simbolo della comunità educante diffusa del Municipio Settimo, ci tenevo, insomma, a consegnarvelo proprio in maniera, come dire, ufficiale, perché Rita Adria è una delle maestre. Noi abbiamo lanciato questo progetto Cari Maestri, Care Maestre, perché vorremmo che le nostre scuole adottassero dei personaggi che siano però maestri di vita, e quindi anziché, diciamo, i nomi stereotipati che le nostre scuole portano, perché purtroppo per un ragionamento prettamente burocratico le nostre scuole portano il nome delle strade presso cui sono ubicate le segreterie delle scuole, e invece noi vorremmo che le scuole scegliessero di rinominarsi. Qualcuna l'ha già fatto, la maggior parte no. Ecco, vorremmo che scegliessero delle maestre o dei maestri a cui poter effettivamente ispirare se stessi, ma dopo aver studiato. Ecco, questo è importante, il fatto dell'approfondimento, del non soffermarsi su quello che può essere poi, come dire, un approccio solo estemporaneo, emotivo e non ragionato, meditato, e invece c'è bisogno di studio, perché solo così possiamo effettivamente portare dentro di noi e quindi poi trasmettere all'esterno con ogni fibra del nostro essere questi esempi importanti sui quali camminano le idee e le azioni di coloro che purtroppo adesso non possono più fisicamente camminare tra noi. Questa sarà una tappa importante per noi in tutte le nostre mappature identitarie locali, e qui avevamo già pensato il 23 maggio in questa grande manifestazione che avremmo realizzato a conclusione dell'anno scolastico. Non serve spiegare perché la scelta del 23 maggio, insomma, visto la strage di Capaci. Purtroppo il Covid ce lo ha impedito fisicamente, abbiamo realizzato qualcosa di simbolico in un altro territorio dove doveva concludersi la manifestazione, che è il Parco dei Testimoni di Giustizia alla Romanina, dove figurano tra le 27 querce di magistrati che hanno dato la vita nello svolgimento del loro mandato anche Paolo Borsellino, e quindi, insomma, in qualche modo Rita c'è anche là. Grazie a tutte e a tutti.
Grazie all'assessore Zanz, grazie al consigliere Giannone. Io ho fatto un intervento nel periodo Covid di questo consiglio municipale abbastanza surreale, ognuno da casa propria, chi dagli studi eccetera, però è stato, devo dire, un consiglio municipale abbastanza intimo. Così noi abbiamo, è vero che siamo un'associazione non grandissima, però abbiamo la caratteristica che i soci di questa associazione sono veramente una famiglia, pronti a stare l'uno accanto all'altro. Noi qui in questo momento ci sono due testimoni di giustizia, per cui uno che credo sia una specie di rarità, nel senso che è stata una persona che con sua moglie, che sono tutte e due qui, mentre camminavano, andavano a sbrigare delle faccende sull'autostrada, su una strada in campagna, nella zona del Napoletano, vedono un attentato di camorra e decidono di non girarsi dall'altra parte, decidono di non dire vabbè, si stanno uccidendo tra di loro. Fanno la cosa più normale di questo mondo, vanno in questura e denunciano. È inutile dire che la loro vita è cambiata, ma quanta dignità in Ulisse che, e in Anna che sono lì seduti, ho colto in questi anni. Non si sono mai lamentati di quello che avevano perso, ma avevano evidenziato quello che avevano guadagnato, quello che non avevano perso, non avevano perso la dignità, non hanno mai monetizzato quello che avevano perso in termini di denaro. E poi ci saranno delle persone in collegamento, ma con grande emozione vi dico che c'è un'altra persona, che è Renata Renna, che io ho conosciuto anche lei sotto programma di protezione, e mentre era sotto programma di protezione per me era anche vittima di femminicidio e di soprusi. Sono storie di persone che hanno sempre combattuto con estrema dignità, e quindi grazie Renata, è qui tra noi e siamo sempre state accanto. Ecco perché dico, siamo piccoli però. E poi con noi qui c'è Mario Ciancarella, il nostro socio da sempre, colui che è stato radiato con una firma falsa dall'aeronautica militare, dalla firma falsa del presidente Pertini. E nella scorsa legislatura tutti facevano gli indignati, in questa legislatura gli indignati sono diventati a sua volta gli indifferenti. Ed è Mario Ciancarella. Mario Ciancarella radiato con una firma falsa del presidente Pertini, dalle forze armate, dall'aeronautica militare, e radiato probabilmente con la firma falsa del presidente Spadolini, che era un ministro. Quindi radiato attraverso un colpo di Stato bianco di cui nessuno in Parlamento ha mai voluto approfondire, ha mai voluto farsi una domanda, e paradossalmente è uno dei testimoni centrali per la riapertura dell'omicidio di Emanuele Scieri. Questi sono i paradossi, siamo piccoli ma siamo grandi, di una storia grande, perché abbiamo fatto riaprire anche un grande, un caso importante. Barbara interverrà dopo, perché vi vorrà parlare di una cosa che si chiama silenzio, indifferenza che uccide. Barbara Dettori è la figlia di Mario Alberto Dettori, radarista la notte della strage di Ustica a Poggio Ballone, trovato impiccato. Non diremo mai che si è suicidato, non diremo mai che si è impiccato. Noi come associazione abbiamo fatto le nostre verifiche e io personalmente ho assistito a gente che mi ha detto delle cose, e quando è andata davanti alla procura ha cambiato le versioni, e sono persone vicine alla, che vanno da Barbara e dicono: Barbara, poverino tuo padre. Ecco, nel nostro essere piccoli però vogliamo denunciare delle cose grandi. E un po' mi viene in mente Fiammetta Borsellino, che non va alle commemorazioni, non ama, però denuncia la vergogna, il tradimento di pezzi dello Stato sulla morte di suo padre. E chissà, magari in quell'agenda rossa c'era tante cose, ci poteva essere anche un pezzo di Rita in quell'agenda rossa, che ne sappiamo, tutto può essere nella vita. Vedete, vi parlerò della morte di Rita, perché ricominciare da qua, da quel settimo piano? Perché è giusto, qualcuno ha detto dopo 28 anni, e perché no? E adesso siamo riusciti ad averlo il fascicolo, dopo 28 anni. Però prima di fare questo vorrei
vorrei farvi dei nomi. 19 luglio 1992, via D'Amelio, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina, Claudio Traina, scusate, Rita Atria muore il 19 luglio in quella strage. Sarebbe il caso che si ripartisse da ricordare il 19 luglio, di aggiungere un nome in quell'elenco, che è il nome di Rita Atria. Rita Atria con Paolo Borsellino non si sarebbe mai e poi mai uccisa. Su questo ne abbiamo il dubbio, ammesso che la sua scelta sia stata una scelta consapevole. Quindi, alla luce di questo, abbiamo due audio, uno dietro l'altro, di chi doveva scrivere il libro e di chi praticamente poi l'ha analizzato. Ed è una cosa che fa abbastanza male, perché noi veramente volevamo... Volevamo scrivere un libro. Veramente ci tenevamo a scriverlo, questo libro. Ma trovare quel fascicolo, nel fascicolo ci sono le foto di questa stanza. E vi anticipo che c'è una cosa molto strana. Ci hanno raccontato di una frase sul muro. Noi non l'abbiamo trovata in nessuna verbale. Ma c'è chi l'ha vista, ma che non era quella frase che ci hanno raccontato. Quindi ci saranno altri verbali da queste parti. Allora vi faccio ascoltare adesso l'audio di Graziella Proto, la giornalista che doveva scriverlo il libro, doveva co-scriverlo questo libro. E ringrazio chi nel nostro giro ha detto ci interessa, perché ogni volta che si deve citare la mafia non ci sono problemi a trovare gente che si unisce. Ogni volta invece che si deve, ma non accusare, ma semplicemente dire ci potete raccontare perché questa cosa non ha funzionato? Noi non siamo qui a dire chissà a prendercela con qualcuno o con qualcun altro, banalmente siamo abituati a farci delle domande e qualcuno magari ci dovrebbe dare anche delle risposte. Lo chiederemo per tutti i nostri familiari, per i nostri amici. Rita non ha familiari, diretti. E la mamma l'ha rinnegata, la sorella non ne voleva sapere, il cognato della sorella, che era un militare, non ha condiviso questa scelta di Rita, era un militare, quindi un uomo dello Stato, e un militare che mentre si portava la bara di Rita al cimitero, perché Rita non ha avuto il funerale, Rita è stata definita, probabilmente gli è stato negato il funerale. Poi sono le motivazioni fantasiose, sono state tante altre, mi ha detto questa morte l'ha voluta lei, ma questa persona è stata la persona che ha riconosciuto Rita Atria, è stata chiamata al riconoscimento di Rita Atria. Rita Atria questa persona non la voleva manco lontanamente al suo funerale, però hanno scelto di farla riconoscere a una delle persone che sicuramente non apprezzava. Adesso ci sono di fila due audio e proviamo a stare un po' in apnea su questa cosa. Il Covid non ha permesso tanti viaggi, perché la cosa allucinante, noi siamo venuti in macchina perché il distanziamento negli aerei non c'è, quindi ci sono persone che hanno problemi di immunodepressione e non ce la siamo sentita di farle rischiare di prendere un aereo, perché nell'aereo non c'è il distanziamento, e quindi diciamo che le probabilità che uno salga su un aereo e scenda col Covid sono anche abbastanza alte. Tutti, siete i miei cari compagni di lotta. Se abbiamo qualche problema di... Come dico di solito io. Oggi come ogni anno sono qui in veste di Associazione d'Italia e come testata Le Siciliane, rivista che è il mio onore di dirigere. Due organizzazioni che si aiutano a vicenda, spesso si intersecano
si arricchiscono scambiandosi sentimenti, storie, emozioni. Questo, come già sapete, è un anniversario particolare. Speciale perché dubbi e sospetti che abbiamo sempre avuto sulla morte dell'Italia oggi sembra abbiano qualche elemento in più. Mesi addietro, come associazione e come testata, abbiamo chiesto al Tribunale di Roma il fascicolo sulla morte della nostra giovane testimone di giustizia. Lo avevamo chiesto tanto tempo fa, ma non ce ne eravamo riusciti. Dovremmo scrivere un nostro libro su Rita, ma il fascicolo non ci ha fornito quello che pensavamo o comunque quello che cercavamo. Tuttavia, la lettura di questo fascicolo, sia da parte mia che da parte dell'avvocato dell'associazione, coincide. Nel fascicolo non c'è quello che cercavamo. Tuttavia, dicevo, ha aperto la strada su alcuni argomenti che sicuramente già conoscete, forse avete già anche, ne avete già parlato. In sintesi, il fascicolo fa vedere che su quella ragazzina a Nord Antocara non c'è stata l'attenzione dovuta. Emerge molta approssimazione, indagini poco approfondite, lacune, sviste, ma non missioni. Particolari che l'associazione da un lato e le siciliane dall'altro lato affronteranno, perché il libro vogliamo portarlo a termine, lo vogliamo scrivere e faremo in modo di farlo nel più breve tempo possibile. Non voglio dilungarmi perché questo mezzo di comunicazione non me lo permette, quindi vi auguro un buon anniversario, vi abbraccio affettuosamente a uno per uno e vi chiedo perdono per la mia assenza. Ciao a tutti. Buongiorno, sono l'avvocato Goffredo Lantoca. Per conto dell'associazione antimafie Rita Atria ho avuto modo di studiare il fascicolo processuale di quella che viene considerata la settima vittima di via D'Amelio. La settima vittima della strage dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini e le donne della sua scorta. Rita Atria era una bambina, aveva 17 anni, che decise di interrompere ogni rapporto con la sua famiglia, si chiama Partagna, in Sicilia ovviamente, con la sua famiglia, che era una famiglia mafiosa, e di affidarsi, di raccontare tutto quello che sapeva al giudice Borsellino. Dopo l'omicidio, dopo la strage di via D'Amelio, Rita Atria ufficialmente si toglie la vita lanciandosi dal balcone del palazzo dove era ospitata. Come dicevo, per conto dell'associazione Rita Atria ho studiato questo fascicolo processuale dove evidenzio tutta una serie di perplessità e di lacune investigative, perché se è vero che l'ipotesi del suicidio è un'ipotesi assolutamente plausibile, va rilevato che non è stato fatto nessun accertamento, nessuna verifica se vi siano responsabilità di questa morte. Esiste il reato di istigazione al suicidio. Vi erano diversi filoni di indagine che potevano essere verificati e non è stato fatto assolutamente nulla. Questa ragazza non ha avuto alcuna giustizia e non ha avuto nessuna verità. Ripeto, c'erano dei filoni di indagine che potevano essere seguiti e non sono stati seguiti. Addirittura da quelli che sono i verbali di sopralluogo del primo intervento e del secondo intervento dei carabinieri ci sono delle difformità sullo stato dei luoghi, come se qualcuno fosse entrato in quell'appartamento in maniera non ufficiale. È ovvio che qui la magistratura, per quello che può fare, ha il compito di interrogarsi, ma soprattutto la politica deve interrogarsi se è giusto, da un punto di vista proprio umano, che una ragazzina di 17 anni sia stata abbandonata a se stessa. Quindi io auspico che la commissione antimafia, soprattutto quella regionale, possa compiere le opportune verifiche sul punto. I dettagli verranno di questa riflessione, nonché un messaggio di contenuto. Quindi questo era un po' la sintesi, i dettagli ne dovrei parlare io. Ma i dettagli sono dettagli,
sono orari scritti sui verbali, sono sequestri di sequestri che avvengono di notte, sono diari che non vengono acquisiti, sono agendine che vengono consegnate, sono scritte sui muri che inizialmente non accompaiono nelle foto, non vengono verbalizzate, ma che qualcuno due giorni dopo vede. Soprattutto c'è un dettaglio, era minorenne, ci deve essere da qualche parte un affidamento al Tribunale dei Minori. Vorrei fare una precisazione, le procure qui non c'entrano niente. La sicurezza di un testimone di giustizia non dipende dalle procure, non dipende dai magistrati. In quel periodo c'era l'alto commissariato, anche se era stata votata la legge che istituiva il servizio centrale di protezione, ma sapete che in Italia si fanno le leggi e poi i decreti attuativi si fanno praticamente con molta comodità. Rita doveva partire, doveva andare in Sicilia, lunedì successivo doveva essere ascoltata dalla dottoressa Camassa insieme alla cognata. La cognata parte sabato 25, Rita non salirà mai su quell'aereo, ma nessuno ha alzato il telefono e ha detto alla dottoressa Camassa, o almeno a noi non ci risulta, guardi che la testimone di giustizia ha deciso di non venire in tribunale. Nessuno ha ritenuto opportuno fare questa telefonata. Soprattutto, quali sono le motivazioni per le quali Rita ha chiesto di avere una casa? Ci risulta fortemente che Rita lo volesse, ma io pure volevo la luna quando ero piccola. Ricordiamoci che era anche un adolescente, bisogna capire tutta una serie di cose, ma non è detto che io te la do, perché comunque sei una minorenne, comunque, e sei una minorenne che non è salita su un aereo, soprattutto. Doveva essere accompagnata. Santina Latella è un assistente sociale del Ministero di Giustizia, quindi sa di che stiamo parlando. Quindi, ma noi non vogliamo puntare il dito, noi vogliamo delle spiegazioni, magari in quel periodo le spiegazioni c'erano, perché sappiamo che l'istituzione dei testimoni di giustizia era completamente improvvisata. Chi meglio di me può dirlo, visto che io prestai persino la mia identità a Pieraiello perché non sapeva come fare una ricevuta fiscale. Gli diedi nome e cognome, mi autodenunciai al Ministero dicendo guardate che io posseggo dei beni ma io non li ho mai avuti perché ho dovuto prestare il mio nome e il mio cognome a una testimone di giustizia. So benissimo come si vive per 7 anni senza un documento. Cioè su questo, e allora vogliamo essere responsabili, non vogliamo fare quella richiesta senza proprio delle sensazioni, lo scoop, no, per fare riposare in pace qualcuno bisogna consegnare la verità. Rita parlava la verità vive, no? La verità vive, allora finché si possa vivere con la verità bisogna avere il coraggio di andare fino in fondo. E perdonatemi, per me il riconoscimento da parte del cognato che da militare non ha sostenuto Rita, e che addirittura è andato, quando si è comprato col feretro, è diventato il protagonista della vita di Rita quando lui non l'ha supportata in questa decisione insieme alla sorella, e farla riconoscere quando tutto sommato lo poteva fare anche Pieraiello, lo potevano fare tanti altri, riconoscere Rita, per quanto mi riguarda è sembrato veramente una cosa di un cattivo gusto stratosferico. Cioè io non vorrei essere riconosciuto da una persona che nella mia vita non mi ha accettato, che nella mia vita mi ha osteggiato, cioè, ma per quale motivo mi deve riconoscere? Quindi io per essere più precisa ho il fascicolo, voglio dire, chi se ne deve occupare di questa cosa? Ho un brutto sovrasentimento, mi sa che c'è stato un bellissimo servizio sul TG1, coraggioso, il 18 sera. E noi speravamo che le dice queste cose, e noi speravamo che dal 18 sera sia la giornalista che noi, cioè, guardate, sicuramente riceveremo email che la gente vuole sapere, no, nessuno vuole sapere. Sapete gli unici che hanno detto ci interessa? L'associazione Immaginarte, l'associazione culturale Immaginarte, che fa teatro, tra le tante cose fa teatro sociale, e che adesso e poi il comitato di base Nomuos che si è avvicinato adesso, stiamo parlando delle antimafie sociali. Gli altri non hanno detto I care, ci interessa, lo diceva Don Milano e me l'ha ripetuto fino all'esaurimento Nino Caponnetto, quello che diceva nonno Nino. Nonno Nino mi diceva sempre, sai Nadia, bisogna dire I care, mi interessa. Bene, hanno risposto non ce ne frega niente. Ad oggi
il silenzio è stratosferico, è quasi come noi volessimo vivere di sensazionalismo, volessimo riaprire questa cosa perché abbiamo bisogno di fare degli scoop. No, abbiamo bisogno di verità, abbiamo bisogno di avere, magari sono, ripeto, sono legittime quelle cose che hanno fatto, ma c'è un vuoto in tutta questa vicenda. Noi non sappiamo assolutamente niente. Noi incontriamo professori di Eritatria, gente che dico io sono stato professore di Eritatria, poi parli con la magistratura e dice ma noi non sapevamo che Eritatria andasse a scuola, ma chi è che decideva se Eritatria doveva frequentare qualche scuola di Roma o chi? Oppure trovate dei nomi, sono stati trovati dei nomi delle lettere in quella casa, nessuno ha approfondito i mittenti di quelle lettere. Il fidanzato non è mai stato ascoltato, la procura di Roma non ha mai ascoltato neanche la cognata, eppure potevano essere interessanti. I nomi che faceva Rita nel diario, com'è che il diario non è stato acquisito, fotocopiato, ma è stato mandato direttamente a Marsala? Cioè si manda a Marsala, magari faccio qualche fotocopia, magari può, perché comunque la competenza era romana. Allora, non è che noi diciamo che magari non è vero, non è successo, eccetera, ma forse meritava un po' più attenzione. Tutto sommato Rita era una testimone di giustizia. E ci vuoi ricordare cosa scriveva Rita? Non il giorno dopo che è stato ucciso Paolo Borsellino. Lo scrive il 21 dicembre del 1991, cioè subito dopo la decisione di testimoniare. E dal diario di Rita. Incomincio di nuovo a scrivere perché la prudenza non è mai troppa. La cosa che voglio dopo la mia morte è un funerale con pochissime persone. Ci dovranno essere mia cognata Pieraiello e i suoi familiari, mia sorella Anna Maria e tutta l'arma dei carabinieri che vorranno esserci. Tutte le persone che mi hanno aiutato a fare giustizia per la morte di mio padre e mio fratello. Mia madre non dovrà per nessuna ragione venire al mio funerale o vedermi dopo la mia morte. Tra i miei zii sull'Alessio Atria potrà essere il mio funerale, nessun altro. Dovrà essere un funerale con molti fiori, ma non voglio fiori di colore bianco. La bara sarà nera o bianca e sopra la bara dovrà essere posata solo una rosa. I miei vestiti dovranno essere neri, preferibilmente giacche e pantaloni con un papillon nero. I miei capelli dovranno essere sciolti. Quando porteranno la mia bara in chiesa, l'organo dovrà suonare l'Ave Maria di Schubert. Queste sono le mie volontà e spero con tutto il cuore che siano esaudite. Sono sicura che non avrò una lunga vita, sia se sarò uccisa dalle persone che accuserò durante il processo, che per una promessa del destino. Sarei felice se potessi vivere insieme a Nicola e a mio padre. Spero che Vita Maria un giorno impari ad amare suo padre, anche se non lo ricorderà tantissimo. Mi manca tanto il mio Nicola. Rita Atria. Abbiamo ricevuto un audio. Ve lo faccio ascoltare, probabilmente non capirete praticamente niente, ma ve lo faccio ascoltare lo stesso. Rita, oggi è un dia di sentimenti. Ricominciamo. Rita, oggi è un dia di sentimenti incontrati. Sigo admirándote y alabando toda tu historia, toda tu vida. Ojalá todos pudiéramos seguir tu camino. Que Dios te bendiga. È un messaggio in spagnolo. Suo nome è Maria Antonella Atria. Non è parente. Ma è originaria di Partanna. È l'unica Atria che abbiamo trovato che si è schierata accanto a Rita, originaria di Partanna. La famiglia va in Venezuela, ci trova su internet e chiede di aderire alla nostra associazione. Quindi noi non è che siamo tanto piccoli, cioè capito, siamo in Venezuela, quindi non è che abbiamo il presidio anche in Venezuela adesso, quindi non so se mi spiego. Salutiamo Maria Antonella che ci sta seguendo nonostante il fuso orario.
dalla Venezuela o non so se anche negli Stati Uniti, non saprei, però diciamo con un fuso orario importante. E cos'è il messaggio che vogliamo lanciare? Noi non sappiamo se ci sono dei presupposti per riaprire dopo 28 anni delle indagini a livello di magistratura, ma ci sono i presupposti per essere curiosi. Sicuramente ci sono dei presupposti. Noi stiamo cercando di mandare il documento alla Commissione Antimafia regionale, perché tutto sommato Rita era siciliana, quindi è corretto che parta anche dalla nostra Commissione regionale. Poi se qualcuno volesse dire a me interessa, di tutti gli altri sarebbe opportuno, perché se oggi i testimoni di giustizia vivono un po' meglio di quelli di prima, diciamo che ci sono state due leggi, è perché qualcuno ha fatto la strada, ha segnato la strada, e molto spesso, come dire, non riusciamo a guardare al di là dei nostri orticelli. Non si seppelliscono i morti se ancora i morti bisogna consegnare la verità. E allora io credo che si debba partire dalla curiosità. Barbara, lo so che tu sei emozionatissima. Barbara Dettori, qualcuno cinicamente dice che noi siamo specializzati in suicidi. La strage di Ustica, oltre le 81 vittime, pare che abbia portato molta sfortuna dietro tutti quelli che l'hanno un po' toccata. E casualmente il papà di Barbara hanno persino detto che quella notte non era al radar, sono riusciti persino a dire questo. E queste persone non si chiamano Totò Riina, Bernardo Provenzano, sono nomi di generali, ministri, e sapete, la filiera non si è conclusa, sono molte pacche sulle spalle ancora. Perché se io assisto a una persona che mi racconta delle cose e poi vado al magistrato e mi cambia anche le versioni, dico, ma forse tutto il giro non si è proprio concluso, no? C'è qualcuno che ancora teme qualcosa. Allora, che senso ha invitare qua Barbara Dettori? Perché anche Barbara sta cercando giustizia, verità. E perché soprattutto Barbara, non c'è nessuno che gli dice I care, a me interessa. Ho dovuto fare una telefonata in un programma televisivo per dire forse ci sarebbe anche la voce mia, la voce di mio padre, e portarlo qui in Via Amelia è un po' un simbolo, anche perché poi ci sono i social, speriamo che sempre possa fare eco. E anche a te Barbara ti hanno detto, ma dopo 40 anni che vuoi sapere? Sì, io avevo... Quando mio padre è morto avevo 16 anni, la strage di Ustica è successo nell'80, il 19, fu abbattuto la sera nell'80, e i servizi segreti, per quanto hanno lavorato molto bene su mio padre fino a farlo portare a un suicidio che loro vogliono far passare da suicidio, ma il mio padre non l'avrebbe mai fatto, mio padre è stato ammazzato e quel giorno sono sicura che non era da solo. E questa strage ha segnato la mia vita, la vita mia, della mia famiglia, ha segnato la vita delle 81 persone che sono state ammazzate su quel 19. Io sono in contatto anche con Elisabetta Lachina, la figlia di una coppia, moglie e marito, che salirono su quell'aereo. E proprio qualche giorno fa lei mi ha detto, Barbara, dice, è stata la mia vita Ustica. Ma non solo noi siamo vittime, sono state vittime anche quelle 64 persone che sono morte a Rajdan, che nessuno rammenta mai, la pattuglia acrobatica dove i due piloti che si scontrarono, Nutarelli e Naldini, che erano in volo la notte, in quella maledetta notte, per ammazzare loro due, ammazziamo due persone, ammazzarne altri 68, qual è il problema? E la cosa che più fa schifo
che voglio dire questo: il giorno del funerale di mio padre sembrava che fosse morto un personaggio importante, picchetto d'onore, tutti che piangevano, alta uniforme, tutti bellissimi. Il giorno dopo non ci conosceva più nessuno. Un collega di mio padre, che lui suona in chiesa, tanto bravo, tanto carino, a mia madre mi disse chiaramente: noi abbiamo le mani legate, non ti possiamo aiutare. Qualche giorno fa sono andata a cena in un ristorante a Tirli, sotto Poggio Vallone. Io non sapevo che là dentro c'era un collega di mio padre. La moglie inizialmente mi disse che non era di turno quella notte con lui, e stupidamente questo pagliaccio, perché non è altro che un pagliaccio, è venuto con aria di sfida e mi ha detto: sai, io ero di notte con lui la sera di Ustica. E io gli risposi con molta tranquillità: mi fa piacere saperlo per te. E non gli ho dato soddisfazione. Ma vedete, dopo 40 anni, ancora oggi, quei personaggi hanno ancora paura. C'è chi ritratta quello che davanti a me ha testimoniato, che ha detto: io farò di tutto per difendere la memoria di tuo padre, e quando è stato dal magistrato invece ha fatto tutt'altro. Noi siamo stati lasciati da soli, veramente da soli. Gli unici che ci hanno aiutato e che ci hanno dato voce, io non finirò mai di dirlo, sono stati loro. L'associazione Rita Atria, Rita è venuta e ci ha aiutato, perché grazie a lei che noi siamo qui e che possiamo fare qualcosa. Perché se fosse stato per lo Stato, per quegli uomini che portano una divisa e che giurano davanti alla bandiera di proteggerci a noi, sono stati i primi che hanno deciso che quella notte quell'aereo doveva essere tirato giù. Tutto qui. E penso che la solitudine ormai faccia parte della mia vita, ma meglio essere soli che essere accompagnati dagli elementi che io vedo ogni giorno a Grosseto, perché io li vedo spesso e spesso mi salutano, e magari qualcuno ha avuto il coraggio di dire: quanto era bravo tuo padre. Io ammiro mio padre perché lui ha preferito morire per difenderci, perché lui voleva parlare, e nel momento che ha voluto parlare ha finito di vivere, perché lui voleva la verità. Grazie Barbara, noi andiamo un po' sul finire. No, ancora non abbiamo finito, no. Andiamo sul finire. Chiamerei due persone, Renata, Ulisse. Distanziamento sociale, mettiti la mascherina. Alla fine secondo me moriremo di tutti i germi che ci sono nelle nostre mascherine, secondo me comunque. Renata, dove sei? Ah, okay. Sono testimoni di giustizia, sono persone che hanno scelto da che parte stare. E c'è Speedy che vuole andare da Renata, giustamente. Speedy, vuoi andare? Anche lui ha una tessera, Speedy. Lei, scusa. Speedy, tutte donne. L'ho incontrati molti anni fa, forse era i primi del 2000-2001. C'è stato un periodo in cui mi sono occupata molto di testimoni di giustizia. Ma la dignità, quella che mi hanno insegnato queste due persone, è una cosa che non si può raccontare, e mi riporto sempre con i piedi per terra quando io mi lamento, perché Ulisse e Renata incarnano quello che significa la testimonianza. Testimoniare significa fare un gesto gratuito, e soprattutto, sapete una cosa, forse dovremmo finire di definirci eroi per ogni cosa che facciamo. Noi dovremmo anche essere un po' coerenti.
se noi parliamo che queste cose sono normali, la dobbiamo finire di sbandierare che noi facciamo questo, facciamo quell'altro, lo abbiamo fatto per gli altri, ma non ci credo minimamente. Noi soprattutto le cose le facciamo per noi stessi, per chi si vuole guardare allo specchio, chi ha voglia di fare dignità, cioè di avere questa cosa, io l'ho fatta per la giustizia, ho dato la mia vita alla giustizia. Tu hai dato la tua vita e la tua dignità innanzitutto. Proviamo a rimettere le cose nelle caselline giuste. Testimoniare significa poter arrivare all'ultimo giorno della nostra vita e poterci guardare ancora allo specchio e dire che forse ha avuto un senso la nostra vita. Poi se l'hai fatto anche per gli altri, per carità, è molto bello. Ma poco fa Barbara ha detto una cosa bellissima. Rita ha fatto nascere amori, Rita ha fatto incontrare gente, come Paolo Borsellino, come tutti coloro che non ci sono più, perché ci hanno permesso di incontrarci, di creare unioni, amicizie, di fare legami. E quando il legame non si è costruito è perché c'era qualche parte, da una parte una colla che non aveva lo stesso significato, la stessa voglia di stare insieme. Anche quello a volte di ridere insieme, di condividere le gioie, le paure e le stanchezze. Perché ci sono questo di oggi sarà per noi un confine. Perché non si può dire non lo sapevo, perché non si potrà dire da che parte stare. La curiosità per noi è importante e quindi suggerisco di non chiederci perché molto spesso noi non facciamo delle cose. Rivedete questo video e così è chiaro, perché fino a quando non ci sarà la curiosità, fino a quando non ci sarà la voglia di sentire anche degli audio di gente che è andata a testimoniare, ma che oggi riveste cariche dello Stato importanti, perché comunque noi abbiamo la necessità di continuare ad avere rapporti con quelle persone senza andare ad indagare nelle storie di quelle persone, per noi non ci può essere credibilità. Livativa non lo diceva, Livatino era una persona molto credente e dice: non ti giudicheranno perché sei credente, ma se sarai credibile ti giudicheranno. Io sono laica e ritengo che la credibilità sia molto importante. Rita diceva: prima di combattere la mafia devi farti un autoesame di coscienza e dopo aver combattuto la mafia che è in te puoi combattere la mafia che sta fuori. Aveva 17 anni quella ragazzina, ma la sapeva lunga. E allora non diciamo che noi ogni giorno ci alziamo con la coerenza in tasca, ma con un minimo proviamo a farci a pugni con questa coerenza, perché magari a volte ci facciamo schifo anche noi stessi perché abbiamo fatto delle cose che non sono coerenti. Però la bellezza è forse rimettersi in discussione, dire: caspita, ma che cavolo ho fatto? Io dico questa cosa, ho fatto quest'altra. No, aspetta, ritorniamo indietro. Se poi decidi di andare avanti vuol dire che forse devi anche cambiare, no? Puoi anche decidere di scendere da questa famiglia, da questa scia. E io che vengo da Palermo vi dico, è tutta l'amarezza di una Palermo che nel 93 faceva le catene umane e che oggi si ritrova ad avere dei magistrati indagati, la politica indagata, ed è la stessa politica che ancora non è riuscita a risolvere il giallo dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. Allora è uno Stato che non ha mai risolto i suoi problemi e le sue verità sulle stragi, quindi commemorare in maniera stanca è un atto di sana retorica se tu non hai il coraggio di mettere la tua faccia anche di fronte a chi domani magari non ti darà un patrocinio, magari ti isolerà, magari ti dirà che sei psicopatica come lo sono io, eccetera. Ma che bello essere psicopatici ma liberi, perché siamo anche questi, perché non è possibile continuare a fare delle cose con una politica che non ha preso le distanze dalla stessa politica denunciata da Rita. È impossibile. E ci sono ancora. Ecco perché noi non andiamo. Non hanno un reato penale queste persone. Non hanno niente di penale. Ma Pasolini lo diceva.
Cioè io sono un intellettuale, leggo, faccio, dico. Abbiamo però le carte, e le carte ci sono. E citavamo Graziella Proto, quella donna per aver scritto l'inchiesta su Rita Atria e aver detto delle cose, ha pagato un prezzo, mi ha detto non te lo dirò mai però. Perché? Perché c'è anche questa cultura della difesa, della protezione l'uno con l'altro. Dice io c'ho 70 anni, tu no. Allora, questo è anche la grandezza di queste persone. E vogliamo chiudere con... doveva intervenire Michela Buscemi da Palermo, ma la connessione non aiuta in quelle di Balestrate. E chiudiamo con poche battute, Ulisse e Renata, e poi con un ricordo di Rita, e poi metteremo quell'Ave Maria che tanto voleva Rita, e la salutiamo anche per quest'anno. Torno un po' sugli argomenti già trattati, voglio puntualizzare qualcosa. Vedete, quel cognato di Rita che disapprovava quello che aveva fatto Rita, aveva fatto un giuramento. Che giuramento fanno questi? Giurano sulla bandiera, difenderanno la Costituzione, difenderanno le persone. Sono le stesse persone, questi militari, che se vanno in guerra rischiano la vita. E la rischiano per difendere questi principi sui quali hanno giurato. Poi questi stessi militari, il cognato di Rita, i colonnelli, i generali che non hanno voluto dire la verità o non hanno potuto perché hanno avuto paura. In guerra si rischia la vita per difendere il proprio paese, i propri concittadini, in tempo di pace non si rischia niente. Manco lavoro per la verità. Cioè, mantenere un giuramento forse è più semplice, non in guerra voglio dire, ma in tempo di pace. E invece questi sono talmente vigliacchi, talmente egoisti, talmente stronzi, che stanno zitti o addirittura cambiano le prove, fanno scomparire i documenti, poi li fanno ricomparire. Pensate a così che il nostro ex presidente, il quale sapeva tante cose, e a un certo punto del suo mandato incominciò a sconnettere, a dire cose, diventò il picconatore, rivelò cose, ma su questo argomento rimase sempre piuttosto chiuso, non è mai stato chiaro. Pensate a quel capitano pilota, Mario, che fu radiato perché lui era una sorta di sindacalista, era il rappresentante di questa specie di sindacato che hanno i militari, quindi in qualche modo aveva i contatti con i militari, con i suoi commilitoni, quelli dell'aeronautica militare, e quindi ebbe modo di sapere tante cose di quella sera. Era un uomo pericoloso, si è fatto un po' di galera, poi l'hanno radiato con carte false. Se era falsa la firma del presidente Pertini, se era falsa anche quella del ministro Spadolini, ma chi le ha costruite queste cose? Le alte sfere militari, quelli che avevano giurato. E noi poi chiediamo alla gente comune che non ha fatto nessun giuramento di rischiare la vita per testimoniare. Sembra un paradosso, sembra un'esagerazione. Il punto è che se tutti quanti tenessimo fede l'amor di patria, che bene o male ci deve essere, siamo una collettività. Se tutti quanti tenessimo fede a questo principio basilare, probabilmente non ci sarebbe bisogno non solo di eroi, ma di gente che rischia. Pensate, i testimoni, si fa per dire i testimoni, perché i testimoni sono un po' quelli che hanno subito qualcosa e hanno parlato, e mi ricordo di Domenico Noviello, un assicuratore che a Castelvolturno fu ucciso nel 2008 perché nel 2001 qualcuno gli aveva chiesto il pizzo, lui non solo non aveva pagato ma aveva denunciato, benissimo, non è stato protetto sufficientemente e dopo 7 anni quelli nella scordanza l'hanno ammazzato. Poi ci sono testimoni di cose che non li riguardano, gente che passa, vede,
e decide di testimoniare. Ma chi ammazza non è un suo parente, chi ha ammazzato non è un suo conoscente, non hanno nessun interesse. Questi sono i testimoni veri, originali, quelli che non hanno un interesse. Non vanno dai carabinieri, io non ho voluto pagare il pizzo, bene o male tutela un suo interesse, voglio dire. È un testimone, però tutela un suo interesse. Ho conosciuto testimoni a cui avevano ammazzato un fratello, che però militava nell'Andrangheta. Quindi diciamo che hanno voluto un po' di giustizia. Poi dopo gli hanno ammazzato un altro fratello, che pure militava nell'Andrangheta, anche se già stavano in protezione tutta la famiglia. E ci sono testimoni e testimoni. I testimoni che vorrei io è uno qualunque di voi, l'uomo della strada, che vede e si fa i fatti suoi, nel senso che sono fatti miei, denunciare. Perché dopo viviamo tutti meglio, siamo più tranquilli. Se tutti facessimo questo piccolo passo, tutti però, nessuno più correrebbe dei rischi. Perché le mafie vivono su questo. L'omertà è il frutto della paura. E tutti proviamo paura. I coraggiosi sono quelli che vincono la paura, ma non è che non la provano. La paura è un sentimento che si prova. È pure legittimo, perché se c'è uno che ti vuole ammazzare, che ti minaccia di ammazzare, hai paura, giustamente. Tutto sta a reagire nel modo giusto. Ora, noi sappiamo di gente che fa la falsa testimonianza, addirittura. Tutti questi militari che nella vicenda del DC9 hanno reagito in questo modo strano. Uno che non voleva reagire così è stato condannato all'impiccagione. Mi piace di più questa cosa, no? Non è che si è impiccato. E non posso dire, uno l'ha appeso. Non lo so dire, non lo so come è successo, però alla fine è questo. Sentite, quella sera c'è poco da fare, se uno va a approfondire, o è stato un aereo militare italiano, o uno dell'alleanza della NATO, qualcuno l'ha buttato giù quel DC9. Però non si può sapere. C'è chi sa. Sapevano, sanno. Sanno. Certo che sanno, quelli che ancora non sono morti, che sono passati tanti di quegli anni. Qualcuno fortunatamente ha tirato le cuoia, magari. E spero male anche per lui. Ma la situazione è questa. Viviamo ancora in un paese dove si brangola nel buio, ci sono tante verità, ognuno adotta quello che più gli fa comodo e alla fine stiamo tutti zitti come tante pecore. E noi come associazione abbiamo deciso di non fare le pecore. Questo è. Buonasera a tutti, mi chiamo Renata, testimone di giustizia. Mi ricollego alla catena della paura che accennavo Ulisse. La catena della paura non è facile interromperla ed è in ognuno di noi. La viviamo tutti, in qualsiasi situazione, in qualsiasi episodio noi vediamo, assistiamo. Riuscirla a superare per testimoniare e dire no, non è giusto, non è facile. Ma forse si potrebbe interrompere questa catena della paura insegnando ai nostri bambini, visto che noi non siamo capaci di interrompere questa paura della paura. Dai bambini si apprende molto di più, i bambini sono più spontanei. Gradualmente che crescono vedono i genitori, questo non si dice, questo non si fa, o vedono i compagni più grandi, attento se è una spia o se è un infame, per cui hanno una spontaneità incredibile. Se solo si potesse continuare a lavorare su quei bambini all'interno delle scuole per rompere questa paura, io penso si risolverebbero tantissimi problemi, a partire dall'omertà, a partire dalla mafia che in ognuno di noi, a partire dal bullismo e dalle violenze domestiche che stanno all'interno di ogni casa. Perché parlarne, qui oggi se ne parla, però magari ci giriamo le spalle nel momento in cui assistiamo a un qualsiasi episodio, che sia mafioso, che sia di violenze di genere, che sia di bullismo o di qualsiasi altra cosa. Oggi c'è anche un altro fenomeno, è quello dei social, le persecuzioni sui social. E la cosa più allucinante è che sui social le prime a attaccare gli altri sono proprio le donne. E questa è la cosa più vergognosa. Sembra quasi che come generazione, anziché progredire, stiamo regredendo.
Francamente, sentirci unici come testimoni di giustizia, io penso che questa catena andrebbe interrotta al contrario. Si è arrivato il momento di iniziare a dire basta, di iniziare a ricominciare da casa culturalmente, guardandoci allo specchio e iniziando a dire: ma io chi sono, che cosa faccio e che cosa posso fare per interrompere questa catena. È bella l'iniziativa della scuola che vedevo, ma mi auguro che si estenda a tutte le scuole, mi auguro che nel momento in cui venga fatto, perché l'abbiamo già fatta questa esperienza all'interno delle scuole e sono emerse tantissime cose dei bambini che poi si sono sentiti liberi di parlare, perché ci siamo confrontati a tu per tu proprio con i bambini e sono state veramente delle bellissime esperienze. Far capire che cos'è la paura, dove si interrompe, dove ci si allea, dove ci si aiuta, ma si aiuta, si allea per aiutarsi, non si allea per omertà, per non sentirsi definite infame, perché dire quel ragazzo o quella ragazza ha commesso questo o quell'uomo o quella donna ha fatto questo non vuol dire essere infame. Io penso che sia arrivato anche il momento di iniziare a cancellare queste parole dal vocabolario, perché le ritengo indegne e vergognose, veramente vergognose. Scusatemi. Grazie Renata, stiamo finendo e invito Stefania Molea ad avvicinarsi perché abbiamo in collegamento un'altra persona particolarissima, sì, chiamala. I consiglieri e l'assessore la riconosceranno questa persona perché va un po' a braccetto con Rita e la riconoscerete dalla voce. Io voglio dire una cosa, Ulisse. Vedi, io non credo che una persona può avere, Rita pure ha avuto il padre, il fratello ucciso dalla mafia, ma lei inizialmente aveva testimoniato sicuramente per rabbia, ma sapete la cosa bella, ne parlavo con la dottoressa Camassa che la interrogava, è la sua consapevolezza, l'ho citato anche nel consiglio comunale, nel consiglio municipale. Rita non avrebbe avuto scampo, sapete perché? Perché la società, i suoi processi sarebbero stati quasi tutti archiviati, le varie posizioni, soprattutto la politica. Il politico è andato assolto dopo, ripeto, ma rimangono le carte. Andò a testimoniare anche Sergio Mattarella per il politico in questione. C'è l'audio di Radio Radicale che fortunatamente registrava tutto. E nel suo diritto ha fatto la testimonianza, ognuno però può farsi le sue idee. E Rita aveva capito tutto, perché sarebbe stata comunque per la gente la figlia di un mafioso e per la mafia sarebbe stata una traditrice, quindi Rita ha capito benissimo che non avrebbe avuto scampo. A me va bene che una persona, figlio, fratello di 'Ndrangheta, di Camorra, possa testimoniare, ma in maniera consapevole. Perché Rita, la sua trasformazione è quella di aver, la sua grandezza è quella di aver trasformato un processo di rabbia in un processo di giustizia. E sapete cosa scrive? In uno di quei temi, l'abbiamo appeso lì, scrive nell'ultimo tema, c'è stata appena da poco la strage di Capaci. Nel suo tema dice: andate tra i ragazzi che vivono nella mafia e dite loro che fuori c'è un altro mondo. Rita parlava di se stessa. Rita diceva: io fuori dalla mafia ho conosciuto Paolo Borsellino, ho conosciuto i ragazzi della scorta, ho conosciuto la dottoressa Camassa, ditelo ai ragazzi che vivono nella mafia che c'è un altro mondo. Perché Paolo Borsellino diceva una cosa bellissima, quella di sentire il fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso. Ma se questi ragazzini conoscono solamente il puzzo del compromesso, il puzzo delle mafie, come fanno a scegliere il fresco profumo di libertà? Se c'è qualcuno che gli dice: tu a priori, siccome sei figlio di, non lo puoi sentire, non lo potrai mai sentire il fresco profumo di libertà. Esattamente quello che facciamo oggi, ogni giorno, dicendo: tu sei figlio di, tu sei di colore di, tu sei di razza di, tu sei di religione di. Esattamente quello che facciamo ogni giorno. È con questo che noi chiudiamo. Abbiamo in linea un'altra persona che ci introdurrà
Stefania, io praticamente ho concluso qui il mio intervento, perché poi chiuderemo tutto con l'Ave Maria, sta facendo quasi buio, e saluteremo Rita, che non è morta subito, è morta più o meno verso le 6 del pomeriggio, ecco perché noi facciamo quasi sempre verso le 6. E ringrazio le donne che sono anche in questo palazzo, che hanno tenuto la mano di Rita, che non l'hanno lasciata sola. Non finirò mai di ringraziarle. E in collegamento la conoscete tutti per forza, Mina Welby, con Mina dal 2009 e con Peppino Englaro tramite anche appunto la mia associazione e uno spettacolo dal titolo Sospesi tra terra e cielo, più spettacoli sul sociale, quindi a volte mi perdo con i titoli. Abbiamo trattato ampiamente questi argomenti chiacchierando facendo dialoghi aperti con il pubblico. E quindi Mina ci teneva tantissimo, come l'anno scorso, a essere presente, e ammassa perché domani avrà un processo importante e poi ne parlerà, ma intanto aveva il desiderio di lasciare il suo messaggio dedicato a Rita. Mina, puoi parlare. Grazie, io saluto tutti che siete convenuti lì per Rita Atria e sono veramente felice che lei, da cittadina romana, adesso l'occupazione di quel posto. E anch'io, da testimone di giustizia, voglio fare testimonianza per questa testimone di giustizia. Testimone di giustizia direttamente, perché io faccio una disobbedienza civile, perché molte persone ottengano veramente una morte dignitosa in Italia e non debbano rifugiarsi all'estero per ottenere una morte che loro vedono assolutamente necessaria, perché non c'è più altra cosa che le possa liberare dalla loro sofferenza. Ecco, io voglio adesso parlare di Rita. Rita ha fatto veramente un tragitto terribile e molto molto peggio di una gravissima malattia, e è la malattia dell'Italia, della civiltà, dell'inciviltà, che entra tante volte negli animi e deve essere sradicata. E lo possiamo fare molto bene con le scuole. Io collaboro con una piccola comunità a Napoli, la Cugnetteria, che sicuramente voi conoscete perché è stato parlato anche attraverso la TV, anche sui giornali si parla, la Cugnetteria della Marotte Cappiero, di appunto Rosario Esposito alla Russa e sua moglie Maddalena. E loro pubblicano dei libri stupendi. E c'è anche di Rita un articolo, la sua storia, in quel libro sottile, Assenti. Cioè sono tutte le vittime assenti dalla scuola. Dalla scuola, cioè, che potrebbe andare avanti e migliorare l'Italia, ma loro, il loro seme è caduto nella terra e deve portare frutto attraverso anche questi messaggi, questi libri, questi racconti. E io vorrei veramente che questi libri di Esposito alla Rossa vengano letti nelle scuole, perché solo con le storie credo che possiamo migliorare anche la nostra società. Queste storie devono essere lette nelle famiglie, così che le cattive notizie, le fake news, anche da Facebook, spariscano e che la nostra società fiorisca veramente nel diritto, nella giustizia, e capisca che cosa significa soffrire anche per il bene della popolazione, del nostro paese. Io sono veramente molto molto contenta, e grazie a Rita per il suo sacrificio, lei per me è una testimone
testimone che i cattolici, i religiosi chiamano santi. Per me è una santa, ecco, sì. Mina, ti vogliamo troppo bene, sappilo. Tanto di cuore e con tanto affetto. Saluto. Ciao a tutti. Ciao Mina. Mina, tanto in bocca al lupo per il processo di domani. Grazie, vi farò sapere, poi lo saprete anche su Facebook e su Instagram, insomma, andate tutto in giro. Grazie Mina, grazie di essere la combattente che sei come sempre. Grazie a voi tutti. Vi saluto. Con affetto vi abbraccio tutti. E noi ricambiamo. Grazie. Ciao Mina, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ho dimenticato una cosa importante, è un momento. Virginia De Sì viene da Palermo e il comitato proprio in questi giorni ha deciso una cosa. Sì, io rappresento il comitato di base Non Muos e siamo consapevoli che deve essere fatta giustizia e deve essere sollevata tutta la verità su Rita Atria, sulla sua morte, e per questo aderiamo a quanto l'associazione antimafia Rita Atria sta facendo, e quindi la mia parola prende posizione pubblicamente qui in via Amelia. Ma non solo, io credo che oggi un po' di emozione ha toccato i nostri cuori, perché si è parlato di verità, abbiamo sentito tante testimonianze, tante voci che cercano la verità. Bene, io credo che è questo quello che noi abbiamo bisogno, ecco, andare oltre il puzzo, no? Proprio per avere luce, e la verità è luce. Non mi dilungo altro perché abbiamo sentito ben profondi discorsi, quindi ho solo voluto testimoniare la mia presenza. Quindi già siamo di più. Questo è un piccolo frammento di racconto del rapporto tra Rita e Paolo Borsellino, e quindi concludiamo poi con le parole proprio di Rita. Bello era lo zio Paolo, bello e buono. Oh, tutti l'adoravano, eh? No, ma proprio tutti. Perché così era Paolo Borsellino, così era sempre stato. Con Rita e Piera, che avevano la stessa età delle sue figlie Fiammetta e Lucia, il giudice aveva costruito un rapporto di affetto paterno. Zio Paolo, così lo chiamavano le due testimoni di Partanna. E per loro Borsellino era anche più che un parente stretto. Pensate che il giorno della strage di Via D'Amelio, Rita arrivò a confidare a Piera senza versare nemmeno una lacrima. Il mio destino è atroce. Ogni volta che mi affeziona qualcuno come un padre, la mafia me lo ammazza. È davvero come un padre fu per lei. Quando Rita, abbandonata la Sicilia, si dovette nascondere a Roma, Borsellino non perdeva occasione per andarla a trovare. Si incontravano almeno una volta al mese negli uffici dell'Alto Commissariato. E come stai, Rita mia? Bene ti trovo. E ogni volta erano baci, abbracci, grandi risate, come una riunione di famiglia. E Rita lo considerava proprio, la considerava proprio come una figlia. Quando lei era nervosa, lui le prendeva la faccia tra le mani e le diceva: bella mia, calmati, non fare così. Non ti preoccupare. La coccolava, la abbracciava, le dava piccole pacche affettuose sulla schiena. Perché così era Paolo Borsellino. Così era sempre stato. La domenica che Borsellino morì, quel maledetto 19 luglio 1992, Rita si rifiutò di guardare la televisione. Era come stralunata. Aveva in testa una frase che ripeteva in continuazione e diceva: ora non c'è nessuno che ci protegge. Ora che è morto Borsellino,
Nessuno può capire il vuoto che ha lasciato nella mia vita. Tutti hanno paura, ma io l'unica cosa di cui ho paura è che lo Stato mafioso vincerà. E tutti quei poveri scemi che combattono contro i mulini a vento saranno uccisi. Prima di combattere la mafia, devi farti un autoesame di coscienza. E poi, dopo aver combattuto la mafia che c'è dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi. Noi! È il nostro modo sbagliato di comportarci. Borsellino, tu sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta.